Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove io ho sempre le orecchie in testa, sì. Allora, oggi è il giorno dell'Epifania, ovviamente questo video uscirà più tardi. Spero che mi sentiate perché ci vuole da nuovo, quindi se vedete che i miei capelli fanno schifo, è tutto normale, è la qualità più alta del telefonino che fa vedere che fanno schifo, sono anche in pigiama. Perché ovviamente i miei video devo farli sempre in pigiama. Ho ancora le orecchie perché in teoria sarebbe ancora festa, però. Da adesso in poi, dall'Epifania, le feste porta via. Non so se avrò più le orecchie, quindi ve le vedete solo in questo video. Se poi le vedete in altri video perché sono preregistrati, quindi per me era ancora festa. Dovrò imparare a usare il correttore perché sembra che vedere ancora di più le mie occhiaie a questa fotocamera. Bene, mi vedete il mio nature. Comunque, a parte ciò, sono stanca. Buon Epifania a tutti, anche se è in ritardo perché questo video purtroppo uscirà non so quando. Forse riuscirò a farlo uscire in settimana, non lo so, perché sto cercando di riesumare un video che ho perso, perché cambiando il telefonino non ho fatto il backup completo, perché cosa volevo fare? Praticamente ho scaricato solo le app e i contatti, tra l'altro alcuni li ho persi pure, però dettagli. Praticamente alcune cose le ho spostate sul computer dal vecchio telefonino e mi ha cancellato delle cose, giustamente. Tra cui un video che dovevo uscire nella prima settimana di gennaio. Che se non sbaglio doveva uscire sabato. Sì. No, scherzo, non è vero, scherzo. Uscirà. La settimana successiva doveva uscire. Praticamente come ho terminato, come ho iniziato il mio 2021. Come. Sì. Invece uscirà. Quindi usciranno magari prima questo, poi l'altro, non lo so comunque. Questo uscirà la seconda settimana di gennaio, perché li ho programmati in ordine cronologico. Quindi uscirà prima come. I miei regali di Natale, poi uscirà e come ho finito il mio, praticamente come ho festeggiato il mio capodanno, in poche parole, uscirà di nuovo il cibo e poi uscirà questo video oppure l'altro se riesco a risumarlo, quindi non lo so. Se vedete che avrà qualche sbalzo temporale, questo è il problema del mio cellulare nuovo. Tra l'altro farò uscire anche l'unboxing del mio telefonino, lo farò ovviamente con l'altro telefono. Quindi ci saranno tanti video. Se saranno in ordine un po' sparso, scusatemi, o saranno un po' ritardati. Appunto perché ho avuto questo inconveniente del telefono nuovo, però è fantastico. Infatti poi ci farò un video a parte. Comunque, buone Epifania in ritardo, ho fatto comunque un post per ringraziarvi. E vi faccio vedere cosa ho ricevuto. Non ho ricevuto una calza quest'anno, ho ricevuto la Befana. Ho ricevuto pure la Befana. Guardate quanto è carina. A parte che c'è la barra che poi lo toglierò. Però guardate quanto è carina la mia Befanina. Più bella la mia Befana. Farò una foto così con la Befana. Mamma mia, voglio togliere questa etichetta perché è veramente brutta. Adesso aspettate. Riesco a toglierla, non fate mai quello che so per fare io. Io lo faccio perché sono capace. Ma non fate lo so, vi inguiate la roba. Perché io ho i denti da coniglio sporgenti. Quindi queste cose le posso fare. Buttiamo la carta. La mia Befanina. Mi somiglia secondo voi? Sì, dai. Poco mi somiglierà. Che dite? Questa foto con la Befana così. Momento, però la scopa c'ha poi in faccia, sa Befana. Posso fare tipo così. È proprio troppo in copertina. Allora, sì, non è solo una Befana, perché mi è stato allo scoccio, ok? So, andiamo ad aprirlo insieme, non l'ho ancora aperto. Ho aspettato voi per farlo. Alziamo la sottana della Befana. Sembra brutto tutto così, ragazzi. Ma togliamo lo scoccio, ok? Vediamo cosa si nasconderà sotto la sottana della Befana. La mia Befana ha i piedi rimovibili. Allo scotch per non perderlo, ce lo attacchiamo nelle mani. Poi io questa la voglio usare come salvadanaio, sarebbe un'idea bellissima. Però no, cioè, mi sono creata veramente un salvadanaio a parte perché voglio risparmiare dei soldi. E un salvadanaio come una scatola con lo scotch. Però potrebbe essere anche questo un buon salvadanaio alla fine. Però è un po' complicato mettere i soldi perché dovrei rovesciarle. Vabbè, potrebbe essere un contenitore di qualcosa. Allora, lo scotch qua non l'ho tolto molto bene. Non ho più le unghie. Sara ce la potrà fare. Vediamo se riesco qua. Ce la posso fare. Niente, Sara e lo scotch non vanno d'accordo. Ok, forse ci sono riuscita. Ah, si è aperta. Ho perso i piedi, aspettate che mi esploda tutto, mi esplodo. Togliamo lo scotch. Allora, vi dico cosa c'è. Giustamente, Sara si becca sempre un po' di carbone.
Che tristezza, sto guardando un'altra parte, scusate. Sarà si becca sempre un po' di carbone. Allora, fanno ancora il carbone. Ma che bello. Cioè, allora, c'è un pezzo di carbone. Questo di piedi. Questa è la sottana della... Vedete, è un buon contenitore per nasconderci le cose. Guarda il mio contenitore. Non mi si piglia il contrario. Povera Befana, mi scusi. Guardate che carina che è però. La mia Befanina, allora. Vi dico cosa ho trovato. A parte lo scotch. Portiamo lo scotch tutto allora. Carbone. Che pazzesco. Le monetine di cioccolato. Ne ho due monetine di cioccolato. Poi un cioccolatino a... Cioè, il cremino. Questo è buono. Così io il cioccolatino mi mangio col caffè. Cremino gusto amaro. Gusto nocciola. E poi questi cioccolatini qua piccolini. Così. Tutti questi qua. Questi qua così. Non so se li vedete. Così. Questi cioccolatini piccolini così. E niente, ho ricevuto due monete da 1 o 2 euro e 1 euro. I due cremini, che se me li mangerò col caffè la mattina. Questi qua che sono, uno me lo mangio adesso. Voglio vedere come sono. Perché uno è mezzo aperto. Vediamo come sono questi qua. Non vado pazza per la cioccolata, sono onesta, però sono quei cioccolatini che col caffè non mi dispiacciono, anche se il caffè ne avevo già troppi oggi. No, a me è un po' duro. Ho proprio questa fondente. No. È quel fondente al latte. Tengono. Ci sta col caffè questi. Non sono troppo perché io non amo i dolci. Carbone lo vado a mettere poi di là. Ma è buono. Col caffè la mattina. È buono anche pomeriggio. I cremini me li nascondo. Mia mamma me li mangia. Niente. Non so come chiamerò questo video. Io vi ringrazio della visione. Mi suolta lasciami gli auguri anche se in ritardo l'Epifania. E niente, io e la mia Befana vi salutiamo. La metterò poi sulla scrivania o da qualche parte. Non so, adesso sul primo momento mi tocca la Befana. Però è carina, porta fortuna. Che mi metto con la scopetta, porta fortuna. Pure, e guardate quanto è bella. La mia è così, tipo mia sorella invece ce l'ha avuta più chiara. Diciamelo così perché questa parte è rossa. Mi piaceva la mia Befana. Io e la Befana vi salutiamo. Alla prossima. Vorremmo mettere a posto i cioccolatini.